Non si possono dare per scontati pace, libertà, prosperità, benessere, ma è necessario che tutti noi ci impegniamo attivamente nella grande idea di un'Europa pacifica e integrata. Recita il documento finale del vertice europeo informale a Sibiu, in Transilvania, dove l'Europa delle buone intenzioni ha ribadito in 10 punti quelle che sono le priorità continentali: la coesione, la necessità di non frantumare l'Unione, il bisogno di affrontare insieme i problemi con soluzioni comuni, l'impegno morale nell'assumersi la responsabilità delle scelte. Nella conferenza stampa finale del rumeno Klaus Iohannis, presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, i presidenti Jean-Claude Juncker della Commissione e Tusk del Consiglio, quest'ultimo ha detto che i leader hanno dimostrato la volontà di assumersi la piena responsabilità politica, non solo dei singoli eventi e delle sfide, ma per quanto riguarda l'Unione nel suo insieme. Gli Stati membri e i loro leader, democraticamente eletti, vogliono modellare attivamente la forma in cui l'Unione Europea funziona e si sviluppa. A meno di 20 giorni da cruciali elezioni europee che potrebbero schiudere grandi trasformazioni degli assetti politici, col rischio di un'Italia isolata, una politica tedesca in affanno, le problematiche euroatlantiche e mediorientali sempre più spinose, l'Europa celebra un rito di autoesaltazione dei suoi innegabili meriti, nel tentativo di rilanciare quegli assetti strategici che potrebbero evitare trasformazioni sconcertanti.